Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro come creare questa carinissima stella di Natale di carta tridimensionale, un origami, con il kit della Crealando che troviamo alla Lidl, 7 stelle. Ci sono in due versioni, rosse e color oro. Ma andiamo a vedere l'interno. Io ho già aperto questa ed è composta da 5 strisce di carta stampata sia avanti che retro, una carta di buona qualità, lunga circa, sono striscioline lunghe 45 cm per 1 cm di spessore, e all'interno ci sono anche le istruzioni per come piegare e realizzare questo carinissimo origami. Le striscioline sono composte da in effetti più fantasie, non sono solo 5. Dovrebbero esserci anche alcune a tinta unita. Eccole qua, per esempio. E si possono realizzare veramente tantissime stelle. La confezione è dotata anche di queste pietruzze. Eccole qui, che possono essere applicate come per impreziosire il nostro origami, come ho fatto per questa. Bene, vediamo come si fa. Per realizzare le stelle di Natale di origami, ho scelto 4 strisce di carta del kit rosso mostrato nella precedente clip. Se non disponete del set, potete tranquillamente utilizzare della carta da collage non adesiva, stampata in ambo i lati, con motivo decorativo o a tinta unita. Le striscioline devono essere lunghe circa 45 cm, mentre lo spessore è a vostra scelta. Più saranno spesse, più la stella realizzata sarà grande. In questo tutorial il loro spessore è di circa 1 cm. Pieghiamo esattamente a metà le 4 striscioline di carta. In corrispondenza dell'estremità non piegata, pieghiamo un lato su se stesso fino a formare un triangolo. Con un paio di forbici tagliamo l'estremità in obliquo seguendo il segno della piega. Infiliamo le striscioline una dentro l'altra, esattamente nell'ordine e nella modalità mostrata. Avviciniamo l'incastro e stringiamo fino a creare un quadrato. Pieghiamo la strisciolina in alto verso il basso. Poi quella a sinistra verso destra. Pieghiamo la strisciolina in basso a destra verso l'alto. Infine, pieghiamo quella a destra in alto verso sinistra. Quest'ultima strisciolina deve essere infilata nel cappio che troviamo alla sua sinistra. Pieghiamo la strisciolina in basso a sinistra verso la nostra sinistra e indietro. Poi la pieghiamo verso l'alto. Quindi la pieghiamo a destra. Infiliamo l'estremità della strisciolina appena piegata nel cappio in basso a sinistra.
Con cautela tiriamo. Ruotiamo la stella di 90 gradi in senso orario e ripetiamo i passaggi dal punto 11 per tutte le altre tre striscioline. In questa ultima fate attenzione ad individuare il cappio, che sarà un po' più al di sotto rispetto ai precedenti. A questo punto capovolgiamo la stella verso destra. Le punte devono risultare nella direzione mostrata. Individuiamo la strisciolina in basso a sinistra e la pieghiamo di nuovo verso sinistra. Poi di nuovo verso l'alto e verso destra. Come fatto precedentemente, infiliamo l'estremità della strisciolina appena piegata nel cappio in basso a sinistra e tiriamo. Ruotiamo la stella di 90 gradi in senso orario e ripetiamo i passaggi dal punto 17 per tutte le altre tre striscioline. Prestiamo sempre attenzione ad individuare il cappio, che sarà un po' più al di sotto rispetto ai precedenti. A questo punto pieghiamo la strisciolina in basso a destra verso l'alto. Pieghiamo la strisciolina in basso a sinistra verso destra e la strisciolina in alto a sinistra verso il basso. Solleviamo momentaneamente la prima strisciolina piegata verso l'alto per poter piegare la strisciolina in alto a destra verso sinistra. Rimettiamo in posizione la strisciolina sollevata. Pieghiamo la strisciolina inferiore verso sinistra e in avanti. Indirizziamo la strisciolina verso l'alto. Afferriamo la sua estremità e conducendola verso destra la infiliamo nel cappio in basso a destra. L'estremità della strisciolina esce tra i triangoli del fiocco. Tiriamo piano in modo che si formi un primo fiocco o petalo. Ruotiamo la stella di 90 gradi in senso orario e ripetiamo i passaggi dal punto 23 per tutte le altre tre striscioline. Ed ecco concluso il primo lato. Come fatto precedentemente, capovolgiamo la stella verso destra. Pieghiamo la strisciolina in basso a destra verso l'alto. Pieghiamo la strisciolina in basso a sinistra verso destra e la strisciolina in alto a sinistra verso il basso. Solleviamo momentaneamente la prima strisciolina piegata verso l'alto per poter piegare la strisciolina in alto a destra. Verso sinistra. Rimettiamo in posizione la strisciolina sollevata. Come prima, pieghiamo la strisciolina inferiore verso sinistra e in avanti. Indirizziamo la strisciolina verso l'alto, afferriamo la sua estremità e conducendola verso destra la infiliamo nel cappio in basso a destra. L'estremità della strisciolina esce tra i triangoli del fiocco. Tiriamo piano in modo da formare il fiocco. Ruotiamo la stella di 90 gradi in senso orario e ripetiamo i passaggi per tutte le altre tre striscioline.
A questo punto, se avete seguito con attenzione e correttamente tutte le fasi di creazione della stella, possiamo procedere con il taglio delle estremità sporgenti. Ed ecco che avete appena creato una bellissima stella di Natale. Per impreziosire l'origami possiamo aggiungere qualche strass, perlina o diamantino, avendo applicato un po' di colla su alcune punte della stella. Giocate un po' con la fantasia. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mettete un mi piace e iscrivetevi al mio canale e magari fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Ciao e alla prossima!